Hey babes, welcome back, puntata 2 di XCOM Chimera Squad, il canale 37 con Celio che dava le notizie appena ho iniziato a registrare ma ha bloccato, quindi era quasi stata divertente la scena, l'avevo registrata però ha parlato per tipo 3 minuti con delle cose senza motivo, quindi ho detto ok, fermi tutti. Quindi bentornati e benvenuti a questo Let's Play per chi si è unito adesso. Chiaramente se vi piacciono gli RPG, gli strategici e tutto quello che gira intorno a questo genere di giochi che durano un bel po', siete nel posto giusto e quindi vi invito a seguire il canale. Nell'ultima puntata, la prima puntata tra l'altro, avevamo fatto un po' il tutorial, abbiamo visto un pochino la storia, ci stiamo addentrando, piano piano si stanno sbloccando le varie zone del nostro quartier generale. Quest'oggi abbiamo l'addestramento e andiamo a vedere subito l'addestramento. Andiamo avanti, let's go. Potete farlo nell'area addestramento. Mm-hmm. È anche il luogo in cui potete trattare le ferite più profonde subite mm-hmm. sul campo. Quindi okay. Non trascurate le vostre ferite o a lungo andare ne pagherete le conseguenze. Ok. L'addestramento è un compito individuale per gli agenti, come le operazioni speciali. Ogni agente ha la sua lista di programmi di addestramento che può intraprendere, inclusi la guarigione delle cicatrici, il miglioramento delle statistiche e anche l'aggiunta di nuove abilità. Ogni agente ha la sua lista di opzioni di addestramento di classe che sblocca salendo di grado. Ognuna di queste può essere completata una sola volta per ottenere dei miglioramenti alle statistiche o nuove abilità. Ricevere una cicatrice dà anche accesso a un addestramento per curarla, che può essere ripetuto ogni volta che se ne riceve una. Gli agenti possono annullare anticipatamente l'addestramento trick e track. Vediamo un po', quindi che ci abbiamo? Loro sono tutti quanti occupati, ovviamente. Per il momento abbiamo pochi agenti, quindi non possiamo farlo. Andiamo a vedere di qua. Ah, possiamo selezionare i progetti. Conferisce un'unità di tattica androide. Unità di androidi acquistabili nell'area rifornimenti. Sblocca tutti i progetti di base nell'area di ricerca. Possiamo fare le armi modulari, le corazze modulari, gli androidi modulari. Cominciamo con le armi modulari. Mi piace avere le armi possenti. Quindi qua possiamo avere i cosi? Sono sicuro che conoscete già l'armeria. Qui ognuno sì, nell'armeria già c'eravamo venuti. Ma è anche il posto in cui annunciamo le promozioni sul campo. Come farò adesso? Un altro nastrino. Congratulazioni. Avrei dovuto portare una torta. Whisper. Promuovi agente. La promozione al grado agente luogotenente ha sbloccato attacco alfa. Durante l'irruzione Godmother spara con l'arma fucile a pompa e farà il suo turno prima nella linea temporale. Godmother ottiene anche un'azione bonus nel suo primo turno. Un utilizzo per missione. Quindi durante il turno spara con l'arma e fa il turno prima nella linea temporale. Quindi glielo sposta in avanti. Gli sposta un turno in avanti, immagino. E ottiene anche un'azione bonus nel suo primo turno. Quindi ce l'ho e basta. Sì, ok. Quindi adesso in realtà potrei forse addestrarla. Vediamo gli altri un po'. Ah, pure lui. La promozione al grado luogotenente ha sbloccato accoglienza tossica. Sputa una raffica di veleno contro un nemico che resta avvelenato per due turni. E farà ovviamente danni. Vediamo un po' lui. Promuovi agente. Gli agenti sono molti meno qua, però sono molto più importanti. Penso ti leghi di più ai vari agenti che magari ti stanno simpatici, eccetera. Bello, perché nei vecchi XCOM erano un po' usa e getta. Più o meno, vabbè, magari un pochino ti affezionavi, ma poca roba. C'è anche un androide, tra l'altro, lì. Lo vedo, eccolo qua. Il Gremlin cura tutti gli alleati nel suo punto di irruzione. Con due punti ferita. Un utilizzo per missione. Ok. Poi abbiamo lui che non me lo fa cliccare. Promuovi l'agente. Solleva un nemico in aria annullando i suoi bonus di copertura durante l'irruzione, oltre a tutti i comportamenti di nemici in allerta o aggressivi. Baby, questo è potente. Lo alza in aria e arrivederci. Lo devastiamo. Hai costruito un'unità androide. Questi soldati versatili sono un supporto prezioso per gli agenti della tua squadra principale. In qualsiasi missione in cui uno degli agenti viene estratto, un androide può prenderne il posto per il resto dell'incontro.
gli androidi accompagnano il VTT ma non prendono parte agli scontri automaticamente, prendono invece il posto di agenti feriti o fatti evacuare. Puoi assegnare un androide all'irruzione con la squadra al posto di un agente che è stato evacuato e una volta assegnato rimarrà fino a fine missione. Ok, gli androidi possono usare ogni tipo di arma e oggetto di utilità, possono anche essere potenziati con pezzi speciali per migliorare le loro statistiche chiave. I potenziamenti si sbloccano nell'area di ricerca. Ci piace. Lui ovviamente non è ancora stato potenziato. Coatto sto scudo comunque. Vai. Qui ci abbiamo la nostra, i nostri, le nostre armi modulari che sono pronte tra due missioni. Vediamo cosa fare. Ci abbiamo questa che è quella che preme di più, mi sembra. Bersagli fazione nascosto 4 giorni. No, però ci abbiamo ancora, ancora nascosto. Dobbiamo localizzare l'informatore scomparso. Uno degli informatori della centrale 31 è scomparso. Fornirgli accesso al nostro equipaggiamento di ricerca più sofisticato potrebbe aiutare la centrale a restringere il campo di ricerca. Vai. Sì. Ce la dovremmo fare. Vai, domenica 4 marzo. Oggi il Consiglio cittadino ha nominato il consigliere Parata vice sindaco fino alle prossime elezioni. Il consigliere Portu ha espresso la sua disapprovazione dopo la seduta. Si è opposto alla maggior parte delle politiche del sindaco Nightingale e un nuovo titolo non cambierà le cose. Non è mancata la replica del vice sindaco. È un momento difficile per tutti noi. Sarà dura, bisognerà scegliere le cose per forza. Di un nuovo sindaco. Niente di più, niente di meno. Mandare i nostri in giro. Ci saranno degli sviluppi. Sono Silio Dash di Canale 37. Canale 37 che interrompo sempre. Allora, rinascita e margine. Vediamo la rinascita cosa dice. Dei nemici sono riusciti in qualche modo a impadronirsi di un progetto dell'area ricerca senza blocco. L'informatore che ci ha avvertiti ritiene che stiano cercando di far detonare una bomba. Infatti a far dico what? Mod per la corazza, imbottitura supplementare e 25 informazioni. Entrambe premono parecchio. I nostri nemici hanno ottenuto delle planimetrie codificate di un'infrastruttura fondamentale per la città. Dobbiamo recuperarle prima che riescano a decifrarle. Grilletto sensibile, una mod per l'arma. Sembra che forse quella della corazza potrebbe essere più utile. Imbottitura supplementare. Le forze vai. Nemiche potrebbero mettere le mani su un dispositivo cruciale per la missione. Dovete disattivarlo. Quando avrete l'autorizzazione, distruggete il dispositivo in questione. Cercate di tenervi a distanza. Tutto chiaro. Ah, lui può avere fucile a pompa e fucile... Ma no, col fucile a pompa. Corazza normale. Ok, quindi è solo un androide. Semplice, comunque bello l'androide. Pulito, semplice, diretto. Diciamo come creeremmo noi degli androidi. Se mai lo faremo, sicuramente in futuro lo faremo. Senza fare roba troppo... fantascientifica o robe allucinanti. Let's go. Chimera, questo caricamento è veramente fantastico. Veramente, veramente fantastico. Questa cosa pagliettata è 10-10. Sul posto. Fatelo saltare. Modalità irruzione. Siamo pronti. Ah, possiamo mettere una persona da ogni parte. Allora, torre di guardia. Aspetta un attimo. Come cazzo? Le unità attivano automaticamente guardia dopo l'irruzione. I colpi... Ok, quindi... Verge, che è quello che c'ha la cosa. I colpi a segno sui nemici saranno colpi critici. Godmother. Tutte le unità entrate da qui ottengono più 25 difesa. Il turno dell'unità viene anticipato in modo che segua quello dell'agente precedente. Quindi andiamo con... Torque. E terminal, la mettiamo qua. Go. C'è un uomo lì, già l'ho visto. Una torretta. L'avrebbe distrutta lo stesso. 66 ce lo prendiamo. Bello. Che culo, 83 ce lo prendiamo alla stragrande. Bello, 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 ci ha detto bene. Ok, ottima entrata.
Mi piacerebbe se il gioco caricasse il turno. Ok. Libera lo studio di propaganda dell'Advent, localizza l'area di ricerca e raccogli le prove. Due round rimasti. Queste non sparano queste, no? Giusto? No. No, ci sono due nemici. Ok, due è proprio quello che sta qua dietro che ci... che ci romperà i coglioni. Verge si coordina con un alato bersaglio non indebolito, facendolo agire subito dopo nella linea temporale. Ok. Chi è che potrebbe sparare a quello? Beh, lui decisamente. Vai. Ok, posso comunque fare il mio attacchino. Il problema è che c'è questo qua. Allora, la cosa è... però questo è in guardia, o sbaglio, sì. Ce la rischiamo? Secondo me ce la rischiamo. Vai, Verge. Cioè, Verge, cosa? Vai, vai. Ah, no, invece no. Quella non era guardia, quella lì. Lancia un attacco psionico contro la mente di un nemico facendolo andare in berserk. No, io vorrei fargli il torpore. O se no, quanto gli levo? Ma sì, vai. Dovremmo riuscire a farlo secco questo. Qua. In realtà... 77, eh? Dai. Posto, pulito. Piaciuto. Ci poteva anche dire male, eh? 77 non è che sia proprio... il top ed er toppe. Però bisogna stare attenti a questo infame, perché questo qua... non so se metterli massiva. Copritemi. Proviamo ad arrestarlo. Quello lì ti vede. Copro la mia zona. Mettiamoci in copertura. E mettiamo in copertura pure lei. Vai, così copro. Questo non si può muovere. Al massimo si può mettere in difesa. Invece è scemo. Oh, doppio mancato, siete pazzerelli. Che giro famo questo? E mo lui ci colpisce. Oh no, la granata no! Ah, però la granata scoppia tra dei turni. Ok. Questo lo arrestiamo proprio. Non me l'aspettavo. Ecco, mi sposto. No, non l'ha. What? Mi sa che mi tocca resettare la cosa perché manca un turno e questo schioppa. Ah no, apri, chiudi, cassa, ok. Materiale di contrabbando, ottimo. Fuggi, lei se la prende la granata. Ah, però... ah, ok, no, se uccidi il tizio la granata non esplode, figo. Continua? Oh yes, continua. Meno male, io pensavo che non continuasse in realtà. Allora, tutte le unità che entrano qui ottengono più 3 mobilità. Tutte le unità che entrano qui ottengono più 25 mira. Ce ne abbiamo solo uno, tanto. Quindi non è che ci abbiamo molta scelta in realtà. Per cui, let's go. Si entra e via. Go, go, go. Ah, è tosto quello, eh. La torretta secondo me è la cosa più scocciante. Ah, non l'ho shottato, cacchio. La torretta l'abbiamo tolta, vai. E mo a sto punto leviamo pure lui. A posto, via. Un androide, un coso. Ai 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 ai. 4 danni abbiamo preso qua, eh. Quello è in guardia. Distrugge quell'affare. È in guardia lui, sì. Prepara un turno successivo aumentando la difesa di 30 e la schivata di 50.
Ora lo spray tecnologico gremlino, farà il suo lavoro. Cioè in realtà, aspetta un po'. Quello no, che è il nostro obiettivo. Però questo si potrebbe sparare, per esempio. Why not? Direi che ci siamo, così costringiamo questi a uscire allo scoperto. Avvelenato, ottimo. Cosa ha fatto? Si è fatto uno scudo a... boy. Si è fatto praticamente uno scudo completo tutto intorno. Allora, questo soldato qua... colpo facile. Nostro 54, non so per quale motivo, ma va bene, perché forse siamo troppo lontani. Però lui comunque si sposterà adesso. Abbatto il bersaglio. Au. Sono tosti questi, eh. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Nice, mo lo devastiamo questo. Facendo danni impedendogli di agire durante il proprio turno. I nemici nella stretta non possono essere bersagliati dagli XCOM. Vai, stretta, via. Non lo so. Mi dirigo lì. Ah, questo è proprio bello malandrino, guardalo lì. Au. Lei ha subito il giusto, eh. Allora, chi è il prossimo che fa turno? Il sorvegliante non si può muovere. Il prossimo che fa un turno è il colosso. Quello lo dovremmo shottare con Godmother. Io mi butterei addosso a... butterei addosso a questo colosso qua. Però questo è difeso veramente, veramente bene. Proviamo il torpore, vediamo. 100%, vai, va. Tanto è avvelenato, è intorporizzato, c'ha tutto questo, per cui... 73, vai, va. Miss, no problem. Ah, sta arrivando altra gente. Non abbiamo bombe né nulla noi, tra le varie cose. Protezione su te stessa. 4 HP curati. Cavolo, mo c'è quel 2 che fa il turno, lui tanto prende solo danni. Godmother, poi abbiamo 3 turni dei nemici, tra l'altro. Questo lo mandiamo subito. Oh, non è morto. Fuckerino. Bello, bello, si è preso bei danni questo. E a chi rompe le palle? A Purge. L'ha mancato, ottimo. Dobbiamo seccarlo quel tizio, eh. Questo non può fare nulla. Mi avvicino. Questo romperà parecchio la minchia. Si è solo mosso. Allora, rilascia stretta. Prolunga la stretta. Prolunga, vai. La prolunghiamo. Vediamo che fanno gli altri, va. Questo spara a Verge. No, mancato, che culo. Ci sta andando molto bene. Comunque ci hanno quasi circondato. La situazione è veramente triste. Meno male che ho spaccato quel coso col veleno. Questo è... bene. Bene, 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 bene. Ottimo. Ottimo, ottimo. Questo è praticamente morto. Chi è il prossimo che fa un turno? Il numero 3 è lui. Questo è il 5. Allora, con pazzia da battaglia, attaccare un bersaglio vicino. Lo aggiunge alla rete neurale. Non può avere come bersaglio nemici nella rete neurale. Sfoga la tua frustrazione. Sinceramente, ogni volta mi vengono i brividi. Spezziamolo. Bersaglio ingaggiato. Bravo, spara agli amici tuoi. Ben fatto, così si fa.
Quello lo facciamo fuori. Tattico. Ci piace. Adesso è il suo round. Questo è ancora spezzato. Ci abbiamo il colosso e ci abbiamo questi due ragazzoni qua. Chi è il prossimo che fa il turno? Due. Poi ci abbiamo il 4 che è lui. Lui ancora. E poi 5 ci abbiamo il 6 che è questo qui con lo scudo. Secondo me quello con lo scudo non ce la facciamo a prenderlo. Sì. Vai. Questo lo arrestiamo. Un altro buono arresto per il medico. Quello dovrebbe andare giù tranquillamente. Quei tre lì ce l'abbiamo sotto controllo. Questi tre qua sono sciallissimi proprio. Questo farà un turno. Never mind, perché ha crittato, l'ha distrutto. Io ci sono. Distrutto. Oh, mortacci che crocca che ha preso. Ai ai ai, ma va detto tutto troppo bene per il momento. Vabbè. Lichon. Questo dovrebbe morire, su. Vai, abbiamo fatto secco. Abbiamo un 65. 65 non me lo faccio andare. Posso bene arrivarci. Onestamente. Colosso a casa, dai, che poi non c'è neanche bisogno di stabilizzare cosa, credo. Munizioni terminate. Mettiamoci qua. Cambio posizione. Stabilizziamola, visto che non abbiamo. Vai. Ah, così gli lancia una botta, una roba. E quello è morto da avvelenamento. Facile. E dobbiamo andare qua e fare il nostro lavoro. Rinforzi tra due turni. Munizioni. Quindi arriverà altra gente adesso, veramente? Munizioni ripristinate. Vedo. Arriveranno da là, immagino, tanto. Grazie. Spostiamoci. Ci dobbiamo ricordare che non abbiamo il medico adesso, tra l'altro. Ricaricato. Distruggi l'area per cercare. Ma questo andava distrutto, questo coso. Quindi io sono tutto mangiato. Lo potevo solo distruggere, questo affare. Avevamo risolto. E già. Vabbè, niente, ci becchieremo i rinforzi. Bello spostamento. Perché sono un babbo di minchia. L'avrei potuto rompere 8 turni fa sto coso. Mo arrivano i rinforzi. Vado in posizione. L'avrei potuto tranquillamente rompere e avremmo finito il fight. Invece è arrivata altra roba, maledizione. Non è morto. Male male. Siamo tipo super circondatissimi, tra l'altro. Non so se... forse mi conviene rifare la missione, non so. Baby. Scoppiamo quel coso? Abbiamo vinto adesso. Madonna, come me la so giocata male sta missione, Gesù santo. Chi è il prossimo che fa il turno? Numero 2. Non l'ho sciotto il numero 2 io, se. Però posso mandarlo in torpore. Le puoi usare a ogni turno ste robe, tra l'altro. Queste sono proprio forti. Sono proprio robine niente male. 90, 90 va bene. Becca di sto gritto. Questo è stordito. A posto così. Mi sto muovendo. Ce la rischiamo qua, eh. Ce la giochiamo proprio a fare brutto brutto qua. Ma dobbiamo andare verso l'estrazione. Che bisogna fare? Boh, non lo so. Vabbè, intanto andiamoci a coprire. Ammazziamo quel tizio. Quello lo possiamo pure ammazzare a...
arrandellate in realtà, così ce lo portiamo a casa, via. Avrei dovuto farti svenire. Vai. Il nemico è catturato. A posto. Valutazione buona, dai, non è andata neanche troppo male. Ci abbiamo terminal ferita, però. C'è una possibilità del 60% di ottenere 20 informazioni. Buono. Quindi ci è mancato poco. I progetti nell'area ricerca sono molto controllati, specialmente quelli senza blocco. Con materiali grezzi a sufficienza ci si può costruire un arsenale. Yeah. Pensavo di non farcela, onestamente. È stata una puntata dura. Questa cosa che entrano in retromarcia così alla cieca. Avranno le telecamere sicuramente per andare in retromarcia. Kerub ha completato la cosa. Il progetto nell'area di ricerca completato, ottimo. La chiamavano Coltellolandia. Era fuori dalle mura, perciò alla Advent non importava cosa succedeva. Sono felice che il consiglio cittadino abbia raso tutto al suolo e costruito qualcosa di nuovo. Non so se sono abbastanza elegante da vivere alla rinascita, ma posso camminare per strada senza che qualcuno provi a uccidermi per rubarmi le protesi dentarie. Un bel miglioramento. State alla larga da Bugtown, la guida degli abitanti della città 31. Abbiamo rimediato anche l'imbottitura supplementare per la corazza. Le porte nel quartiere sono salite a 3 e quelle lì sono salite a 2. Ok. I rapporti confermano il malcontento della città 31. Senza la fiducia della città, l'agenzia non può svolgere indagini in modo efficace. Possiamo fare qualcosa al riguardo? I risultati possono restituirci la fiducia della popolazione. Siamo qui per tenere al sicuro la città, ed è quello che faremo. Il consiglio cittadino ha approvato l'uso di squadre tattiche da parte dell'agenzia. Ciò terrà a freno le rivolte, ma con il sostegno della comunità possono fare molto di più. La gente che entra in missione inizia a sparare. Cicatrici degli agenti. Se un agente rimane gravemente ferito in combattimento potrebbe ricevere una cicatrice. Le cicatrici danneggiano le statistiche in base a... di base degli agenti. Gli effetti sono permanenti finché l'agente non completa trick e track. L'avevamo già visto. L'avevamo visto. Una cicatrice diventa più profonda se l'agente ne riceverà un'altra, diventando relativa. Ok, vabbè, quindi diventa sempre peggio. Lei infatti è un po' sturbata. Però possiamo mandarla a sistemare. Le ferite guariscono col tempo. No, ma lei, scusa, condizionamento di base non ha. Queste sono le cose normali. Condizionamento di base. No, però aspetta, c'è qualcosa. Perché, per dire, gli altri che c'hanno il condizionamento di base. Ok, ma se io voglio tornare indietro senza tornare troppo indietro, non si può fare. Ok. Terminal. Robustezza. Tutte le ferite guariscono col tempo, ma è proprio quella la cosa che ci manca sul campo. Questo intenso allenamento rinforza gli agenti. Ok, rimuove la cicatrice indebolito. Sì. Ok, Kerub ci ha rimediato 85 crediti. Non possiamo usare Kerub a sto giro per se dobbiamo deployare il VTT. Gli agenti possono equipaggiarsi con mod per armi nell'armeria. Nuovo oggetto, rifornimenti, caricatore automatico, la cassa e il caricatore esteso. Ok. Priorità, corazza modulare. Andiamo con la corazza modulare. Qui giù che ci abbiamo? Le operazioni speciali non ce le possiamo permettere adesso, l'operazione speciale, purtroppo. Le rivolte nel quartiere indicano quanto sia grave la situazione nelle strade. Il loro aumento rende le missioni più difficili e, se la barra si riempie, comincia a far salire l'anarchia cittadina. L'anarchia cittadina rappresenta la misura massima della stabilità della città 31, che è questa. E se sfugge di mano porta al fallimento della campagna. Le rivolte di un dato quartiere aumentano quando i bersagli in quella zona vengono ignorati. Non è possibile rispondere a tutti i bersagli ogni giorno, pertanto occorre scegliere con attenzione. Le rivolte nel quartiere diminuiscono quando le missioni in quella zona vengono completate. Se in un quartiere raggiungono il massimo livello, le rivolte cominciano ad avere effetto sull'anarchia cittadina. Ok. Semplicemente va messo Kerub nella squadra. Ho capito. Mi fai mettere. Voglio solo mettere le opzioni. Gioco. Non mi fa pigiare esc. Vabbè.
L'ho creato. Ma che cazzo? Oh, volevo solo salvare partita. Giorno inizio strategia.